Salve a tutti da Luca di AndroidGeek.it e in questo video vi proponiamo la video recensione di un gioco per Android. Si tratta di Pull Break, precedentemente chiamato Carom 3D. È un gioco di biliardo disponibile gratuitamente in prova per un periodo di, mi pare, 15 giorni e anche per il versione di pago sul market che dovrebbe costare intorno a 1 euro più o meno. E vediamo subito il gioco come funziona. Vi farò vedere solamente la parte di biliardo perché altri tipi di gioco sinceramente non li conosco. Vi faccio vedere quello che conosco di più. Il gioco del biliardo a 8 palle, possiamo giocare sia in modalità allenamento oppure contro il computer o addirittura in multiplayer. Iniziamo con la modalità contro il computer, Droid. Come vedete, il gioco è abbastanza fluido su Nexus One. E ci dice se ci sono giocatori online, c'è la notifica. L'interfaccia è abbastanza pulita. Andiamo a provare a tirare la prima palla. In questo modo decidiamo la potenza del tiro. Vedete che ci mostra la traiettoria della palla, dove la tireremo e più o meno. E dove andrà a finire? Tiriamo. Abbastanza fluido. Possiamo impostare la modalità in prima persona oppure la vista free. Possiamo impostare il livello di luce e lo zoom. A me piace più la vista in prima persona. Tra le opzioni sono presenti varie un menu, molte opzioni, a cominciare dalla fisica, dei settaggi fisici, cioè quello che è effettivamente il livello di realismo del gioco. Possiamo decidere che tipo di suggerimenti sulla traiettoria far visualizzare, se è solamente un suggerimento sulla traiettoria, semplicemente sulla traiettoria dove tireremo la palla, oppure un suggerimento su dove andrà a finire più o meno dettagliato. E vabbè, poi ci sono tantissime altre coefficienti, la massa della palla, coefficiente di frizione, insomma, non mi sto qui a dilungare su questi aspetti, che sì, sono prettamente relativi al gioco, alla realisticità del gioco. Chi ne sa di più li può settare come vuole. Altri settaggi possiamo impostare il livello di esperienza del computer. Possiamo decidere come sarà il design del tavolo da biliardo. Lo scenario lo scenario del gioco come sarà? Attualmente abbiamo executive, vediamo outdoor e altri settaggi secondari, diciamo. Il display. Sì, anche qui settaggi secondari sul riflesso delle palle, insomma, cose abbastanza. Andiamo già nel dettaglio. Proseguiamo nel gioco, andiamo a vedere un po'
come il gameplay. E adesso ho settato i suggerimenti per farmi vedere non soltanto la traiettoria che seguirà la palla, ma anche la palla che sarà la palla che sarà colpita, che traiettoria più o meno otterrà. Ecco, mandando in buco la palla bianca. Faccio vedere una modalità online. Ok, già siamo, come vedete, già siamo in modalità online, siamo pronti a giocare. Il giocatore opposto ha effettuato il primo tiro, la palla è ancora a lui. Nel frattempo voglio settare lo scenario in fancy perché è quello che mi piace di più. La palla ancora al giocatore opposto, che ovviamente sarà un esperto di questo gioco, come tutti i buoni giocatori online. Dovrebbe toccare a me adesso. No, tocca ancora a lui. Ok, adesso tocca a me. Vediamo un po'. Dovrei avere le palle piene. Scusate l'espressione, era in senso figurato. Cercare un colpo da maestro. Eccolo là. Ok. Abbandoniamo il gioco. Un'ultima cosa vi faccio vedere, che è molto carino del gioco, è possibile salvare le partite e riprenderle da dove si era iniziato. Se per esempio non abbiamo tempo per finire la partita, la possiamo salvare. Salviamo lo stato. E nella versione a pagamento, in questa versione non è possibile, nella versione a pagamento possiamo riprendere la partita da dove abbiamo iniziato. Con questo è tutto, concludiamo questa video recensione. Ricordiamo Point Break o Carom 3D sul market, scusate, Pool Break. In versione demo di 15 giorni e a pagamento circa intorno a 1 euro, 1,5 euro, diciamo. Con questo è tutto, concludo. Vi rimando al post sul blog a androidgeek.it. Un saluto da Luca.